Buongiorno a tutti, ben ritrovati al quinto incontro del ciclo dedicato ai direttori di cori maschili e ai loro cori. Oggi abbiamo il piacere di essere in presenza del maestro Eugenio Dalla Noce, che è direttore del coro Sardos in su coro di Colle Valdelsa in provincia di Siena. Maestro Eugenio, quali tasselli innanzitutto formano il puzzle della tua figura di musicista e soprattutto di direttore di coro? Quali eventi in modo particolare hai vissuto? Quali percorsi di formazione hai frequentato ed affrontato? E quali incontri nella tua vita musicale, nella tua carriera ti hanno cambiato? Quindi, grazie soprattutto a quali di queste tappe oggi sei il direttore che noi tutti conosciamo? Intanto grazie Maria e grazie all'Associazione Nazionale dei Direttori di Coro che mi permette di essere qui stamattina a parlare un po' di me, della mia esperienza, del percorso che appunto è iniziato tanti anni fa, ahimè, ero un ragazzino di 8 anni circa, e una delle figure principali nella mia formazione è stata sicuramente quella del parroco del mio paese che mi iniziò all'organo, a iniziare le prime note. A suonare così. E sempre poi spinto dalla curiosità, che è sempre stata una caratteristica che ancora oggi un pochino mi fa da guida, mi contraddistingue per tante cose, tante scelte che faccio, è iniziato il mio percorso che si è concluso poi al Morlacchi di Perugia con un diploma in pianoforte. E devo dire che il canto mi ha sempre accompagnato in questo percorso, anche se più che cantare accompagnavo. Ma questo parroco è stato uno dei protagonisti del famoso coro Coradini di Fosco Corti in Arezzo negli anni 60-70, quando ancora era coro maschile fatto da seminaristi. E anche attraverso i suoi racconti, le sue esperienze, io ho cominciato a immaginare, a pensare quanto potesse essere bello far parte di un coro, anche se poi sono arrivato al coro, diciamo, in tarda età. È comunque stato, grazie al coro, a cantare in un coro parrocchiale, che ho conosciuto ragazzi, che poi è diventata mia moglie. E per tanto tempo, ho fatto altro, perché mettendo su famiglia, insomma, dovevo occuparmi di provvedere alle esigenze di famiglia e ho lasciato un po' perdere la parte musicale. Quando è che ho ritrovato la musica e mi sono quindi dedicato alla coralità? Purtroppo, in base a un evento luttuoso, quando ho perso mia moglie, ormai 20 anni fa, lei aveva 29 anni, dopo una lunga malattia. E allora, mi piace dire così, ho riscoperto l'altro grande mio amore della vita, cioè la musica. A quel punto lì sono entrato a far parte di quella Coradini di cui Don Antonio mi aveva sempre parlato, anche se oramai era tutt'altra cosa. E dopo un anno o due, spinto dalla curiosità di approfondire il discorso del canto corale, ho cominciato a frequentare alcuni corsi fino ad arrivare alla Fondazione Guido d'Arezzo, dove insieme al maestro Donati e tanti altri, Walter Mazzilli, Luigi Marzola, Peter Broadbent, Gary Graden, insomma, eccetera, eccetera, ho portato avanti questo percorso triennale che si è concluso ormai diversi anni fa, e questo sempre spinto dalla curiosità, perché in tutto questo percorso io ancora non avevo un coro vero e proprio. Facevo già sì dei laboratori vocali alla scuola primaria, ma non avevo un coro mio. Il coro che oggi ho il piacere, l'onore, l'onere di portare avanti, il coro Sardos in su coro, nasce nel 2012 e nasce sempre come un po' una sfida per quello che mi riguarda, perché io non conoscevo nulla della tradizione vocale sarda, non conoscevo nulla di questo loro repertorio. E quindi è nata così da zero la formazione di questo coro che oggi, diciamo, piano piano, un po' per volta, è arrivato a potersi, diciamo, esibire con dignità, chiamiamola così. E queste sono le tappe principali del mio percorso musicale.
Bene, grazie. Ascolta Eugenio, da molti anni, quindi come tu stesso hai già accennato, stai curando progetti corali nelle scuole primarie. Questo tuo percorso, quindi prettamente didattico, rivolto ai bambini, ti ha poi aiutato, ti ha stimolato, ti ha ispirato anche nuove modalità relazionali o anche tecniche per insegnare al tuo coro maschile di adulti? Sì, certo. Io, allora, la premessa è questa, Maria. Io mi considero un po' un manovale, faccio questo, uso questa metafora edilizia. Allora, chi è il manovale? È colui che prepara il terreno, in questo caso, che so, il cemento, per il capomastro che porterà il tetto, metterà la bandierina sul tetto della costruzione. E sono colui che prepara magari il cemento. Allora, in questo mio essere insegnante, in questo mio relazionarmi con i bambini fin dalla scuola primaria, e oggi ho la fortuna di avere una cattedra di musica che mi permette di fare coro anche con i ragazzi della scuola media, della che oggi si chiama secondaria di primo grado. Ecco, in questo costruire piano piano, nell'immaginare questi bambini e poi i ragazzi e futuri adulti che potranno forse un giorno far parte di un coro, se io sarò in grado di incuriosirli, di interessarli, nel momento in cui io vado a relazionarmi con cori di adulti, sia con il coro maschile Sardo Sin Su Coro, sia col coro, l'altro coro che ho, il femminile Castalia di Arezzo, è sempre un cercare di crescere insieme, prendersi per mano e cercare di imparare uno scambio continuo, circolare di esperienze, di crescita, questo principalmente. Credo che questo, Maria, che da direttore si debba essere un po' come, cioè un po' Pirandello, uno nessuno 100.000, no? Vestire l'abito in funzione di chi si ha davanti, anche se il filo conduttore è lo stesso, cioè quello di formare, che siano bambini, che siano adulti. Incuriosire e divertire i bambini. Incuriosire anche, in fondo, anche gli adulti, cercando nella scelta del repertorio sempre, a volte ci si riesce di più, a volte di meno, però dei brani che possano in qualche modo coinvolgere chi dovrà poi cantarli. Come quando si prepara, il sarto prepara l'abito da indossare su misura. Questo lo dico perché, specialmente per il coro sardo, partendo proprio da zero, con persone adulte che non avevano per la maggior parte mai cantato, il cercare di insegnare le note, inizialmente per imitazione, fondamentalmente è questo, perché nessuno di loro leggeva la musica e la legge tuttora, ma ad esempio, quando faccio un salto in avanti, abbiamo già iniziato da un pochino di tempo a mettere su delle partiture, a provare a leggere delle partiture, perlomeno per rendersi conto dello sviluppo della linea melodica, perlomeno per capire meglio le dinamiche. Ecco, in questo punto qui facciamo così, perché se no si costruisce sulla sabbia. E questo percorso didattico che sto facendo adesso con persone adulte, sì, però l'ultimo è entrato a 17 anni, ma ci sono persone anche della mia età, di quasi 60 anni, insomma, e così via. Ecco, cominciare a rendersi conto, perché non è mai tardi, di quello che si va facendo, cominciando dal testo, quello che cantiamo, perché lo cantiamo, chi siamo mentre lo cantiamo, e poi vedere questo sviluppo come una collana di perle, no? Le note che una dietro l'altra vanno a formare un disegno. E questo parte fin da ragazzi della primaria, cioè praticamente adotto anche con gli adulti un po' lo stesso metodo, certo cambiando le cose da cambiare, che adotto con i bambini. Ma il filo conduttore è quello della curiosità, del cercare ogni volta che si entra in prova di uscirne con un piccolo chicco in più di conoscenza, sotto tutti i punti di vista. Poi, fondamentalmente, nel coro degli adulti, specialmente nel mio coro maschile, conta molto anche il sentirsi gruppo, eh? E poi questo magari te ne parlo poi quando parlerò specificatamente del coro sardo.
Benissimo, grazie. Quindi parliamo un po' appunto del tuo coro. Quali sono le peculiarità del tuo coro maschile che, come abbiamo prima accennato, si ritrova in un paese in provincia di Siena, ma ha evidenti legami e contatti appunto con la Sardegna. Questo legame quindi con questa regione vi connota sempre e pienamente a livello vocale e nelle scelte di repertorio oppure no? Allora, nasce, come ti dicevo prima, ormai quasi 8 anni fa, per, e qui ci tengo a ringraziarlo, per un amico comune tra me e l'attuale presidente del Coro Sardo, Fabrizio Gungui, che avevo conosciuto a Mamoiada. Nasce mettendo insieme diverse persone che dalla Sardegna sono venute ad abitare in Toscana, perché il coro è formato solo da sardi, che inizialmente nemmeno si conoscevano. Abbiamo provato, pensa, nei retro bottega di qualche pizzeria, nei mattatoi, abbiamo provato nei fienili, inizialmente, quando ci trovavamo, per cercare di costruire un gruppo. Tante persone si sono affacciate al coro e poi magari non è piaciuto, se ne sono andati e così via. Nel corso di questi anni, ecco, si è venuto a costituire quello che è proprio, lo zoccolo duro, quello che sono con me fin dall'inizio, e poi chiaramente mano a mano sono aggiunte anche persone. Ma la peculiarità di questo gruppo, e credo che sia unica in Toscana, è proprio quella di essere sardi che cantano in Toscana, in sardo, i canti della loro terra. E questo fa sì che si sentano, e mi sento anch'io, parte di un gruppo solido, molto solido da questo punto di vista, che canta per il piacere di cantare, canta per il piacere di stare insieme, ed è questa in genere una caratteristica dei cori maschili, insomma, quella di sentirsi squadra. E piano piano, ecco, partendo da un repertorio esclusivamente fatto di canti sardi, magari armonizzati dal maestro Pino Curdo, ho cercato in questi anni di alzare sempre di più l'asticella. E quindi rivolgendomi anche a un altro tipo di repertorio, inserendo brani del maestro Maiero, del maestro Susana, e così via, sempre per provare a migliorarci mettendoci alla prova con un altro tipo di scrittura, ad esempio. Benissimo, grazie. Quindi è una cosa molto evidente, appunto, questa unione del far gruppo, mantenendo vive anche quelle che sono le tradizioni, anche la cultura di un posto e anche il fatto che anche da adulti si può sempre imparare. Ascolta, Assolutamente. come consideri quindi la vocalità a voci pari, tu proprio che dirigi, oltre a cori di bambini e di ragazzi, un coro femminile e un coro maschile? C'è secondo te un tipo particolare di approccio a una realtà così chiaramente connotata sia a livello vocale sia sociale, come tu prima appunto accennavi, come il coro maschile? E quindi questa tipologia di organico richiede secondo te un tipo particolare di attenzioni anche mirate magari a affrontare certi problemi tipici o anche a sviluppare invece certe potenzialità che spesso magari restano inesperte? Guarda, la prima cosa che mi viene alla mente, dovendomi relazionare con gruppi diversi, sia maschili che femminili, è quella di tipo psicologico, l'approccio psicologico che si deve avere di fronte a organici così diversi. Coro maschile, per sua natura, come accennavo anche prima, fatto da persone che hanno più un'idea di squadra. Nel senso che mi è capitato a volte qualche piccola discussione anche tra coristi e così via, che si risolve la pacca sulla spalla, una birra, perché no? E avanti così. Questo è intanto il primo aspetto che caratterizza i vari gruppi. Coro femminile, ci vuole un approccio diverso, un abito diverso, quello che dicevo prima. Ovviamente per i bambini è evidente, per i bambini è il gioco, appunto. Deve essere quello, la curiosità e il gioco. Il secondo aspetto è quello del repertorio, la scelta del repertorio, che ovviamente è meno facile, un po' più ardua che non il coro misto, perché la letteratura, sia per coro voci pari femminili, sia per coro voci pari maschili, è un pochino più limitata. Però questo
è anche più interessante perché va a stuzzicare quella curiosità e quel senso di sfida che un po' porta avanti nel cercare sempre un tipo di repertorio, di brano, di abito che possa vestire bene o il coro femminile o il coro maschile. Quello che accomuna nel mio modo di fare queste realtà è la ricerca del suono, la ricerca dell'amalgama, della fusione delle voci. Invito sempre ad ascoltare, ad ascoltarsi. Questo anche per i bambini, ovviamente, questo è proprio un filo conduttore per sé. È abbastanza sicuramente scontato, però insomma bisogna sempre anche ricordarlo, a mio avviso. Il coro insomma, non è mai una voce, ma è un insieme di voci che devono diventare una voce. Ecco, in questo il lavoro che cerco di fare con entrambe queste realtà è proprio la ricerca dell'unità, in tutti i sensi, partendo proprio dal sentirsi gruppo, dello stare bene insieme. Se io sto bene insieme, se io canto volentieri accanto a te, tu canti volentieri accanto a me, già una buona parte del lavoro è fatta. Mi è capitato nella mia esperienza, anche come a volte come corista e così via, di assistere e di sentire, insomma, delle fratture, proprio delle cose che difficilmente poi si traducono in un buon suono, perché se c'è disagio, questo è ovviamente manifesta subito nella voce, non c'è niente da fare. Quindi la mia ricerca che accomuna questi gruppi che ho è proprio questa, quella di cercare intanto il gruppo, di star bene nel gruppo e un bel suono, magari cercando anche un repertorio che possa vestire bene tutti quanti, insomma, possa piacere. Primis a me e poi anche interessare ovviamente il coro. Se a me un brano non piace, se io non sono convinto di un brano, non riuscirò mai a convincere chi dovrà poi cantare. Sì, quindi emerge proprio anche il coro come realtà molto complessa, sicuramente dal punto di vista musicale, ma anche umano. Anche umano. Va bene, grazie Eugenio. Noi ci salutiamo ascoltando un brano interpretato dal tuo coro con una solista, in questo caso donna. Il brano è il famosissimo Non Poto Reposare, nell'armonizzazione del maestro Kuddu, conosciuto anche con un altro titolo che è Adiosa, in quanto il canto è imperniato su un dialogo tra due innamorati, un lui e una lei. Ci salutiamo quindi, incuriositi anche verso questo coro così particolare. Ascoltiamo questo bellissimo brano e ci vediamo alla prossima intervista. Buon ascolto a tutti. Grazie.